ponte sullo stretto è un tema che ha tanto diviso e tanto fatto discutere. Io quello che so, non ho ancora le deleghe e quindi diciamo non posso prendere un impegno ben preciso. Posso però dire con molta chiarezza che le commissioni del Senato e le commissioni della Camera hanno votato dei pareri per quanto riguarda il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Dentro il parere del Senato e quello della Camera all'articolo 50 è richiamato con grande chiarezza la necessità di ottemperare ai impegni che sono stati assunti. Tra questi c'è anche appunto la possibilità, la necessità di avere l'alta velocità che va da Trieste a Palermo, e per fare questo noi dobbiamo avere anche una continuità nel rapporto e nella possibilità di, appunto, di attraversamento stabile. Ho fatto una battaglia per Italia Viva, la forza che ho rappresentato come capodelegazione nel governo precedente, ho fatto una battaglia per avere un piano vaccinale nazionale, cosa del quale il nostro paese si sta dotando adesso, e voglio ringraziare il presidente Draghi e il commissario che ha nominato per avviare davvero questo piano, perché noi non dobbiamo contrapporre le istituzioni. Per tanto tempo mi è stato detto c'è un proficuo lavoro tra il governo e le regioni, peccato che ognuno andava per conto suo. Adesso dobbiamo provare ad avere una visione nazionale e mettere i cittadini di tutti i territori nella condizione di accedere a quello strumento fondamentale che ci deve liberare da questa pandemia.